Cari fratelli e sorelle, l'umanità di questo inizio del terzo millennio, specialmente le nuove generazioni, sta perdendo la fiducia nel futuro, che considera pieno di minacce e di rischi. Il pericolo che corre è dunque quello di vivere il tempo presente nella rabbia, nella rassegnazione, nella sfiducia più totale. Ma se il futuro relativo qui sulla Terra si presenta pieno di incertezze e incognite, il futuro assoluto, la festa che Dio ci sta preparando nella vita eterna è pieno di luce e speranza. L'invito che Gesù ci rivolge attraverso la parabola delle vergini, alcune stolte e altre sagge, che ascoltiamo domenica 12 novembre, è quello di non abbatterci, di non avvilirci, ma di lasciare che lo splendore del futuro che ci aspetta nell'aldilà irrompa nei nostri cuori, perché ha il potere di trasformare non solo il nostro presente, ma anche il nostro futuro qui sulla terra. C'è però una guerra, per così dire, l'unica che tutti dobbiamo combattere ogni giorno, come ci ricorda Papa Francesco, ed è quella di non permettere alla nostra superbia di imbrigliare il vento impetuoso dello Spirito Santo, di non permettere che l'amore di Dio che Egli ha effuso nel nostro cuore venga contaminato dal nostro egoismo, ed infine di non permettere che l'arroganza delle nostre ideologie, delle nostre mode, dei nostri slogan distrugga la bellezza del suo disegno rivelato in Cristo Gesù, sul creato e sull'uomo. Cari fratelli e sorelle, tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.